Siglati a Roma e a Firenze lo scorso 5 e 24 febbraio, gli accordi di partnership tra la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva e Italian Exhibition Group. Due accordi che hanno tra gli obiettivi condivisi quello del rafforzamento internazionale di Pescare Show, in programma dal vivo nel quartiere fieristico di Vicenza dal 19 al 21 novembre 2021, nella nuova collocazione autunnale scelta di concerto tra le parti per allinearsi alle dinamiche ed esigenze del mercato del comparto. Nel complesso del Palazzo delle Federazioni del CONI, all'interno della sede federale di FIPSAS, si sono incontrati per finalizzare l'accordo il presidente FIPSAS professor Ugo Claudio Matteoli, il direttore generale FIOPS Francesco Ruscelli, l'amministratore delegato di Italian Exhibition Group, IEG, Corrado Peraboni, e Paolo Audino, Group Brand Director della divisione Lifestyle and Innovation. L'accordo di oggi firmato dalla FIPSAS con IEG è un accordo secondo noi di importanza notevolissima. L'accordo è un accordo triennale, vale per i prossimi 3 anni, quindi anche un accordo di largo respiro, e permette alla federazione di essere associazione leader nella coorganizzazione di quella che in questo momento è la fiera più importante sulla pesca che c'è in Italia, perché è una fiera multidisciplinare, ce ne sono altre importantissime ma sono monotematiche, questa è veramente multidisciplinare e sta diventando sempre di più multidisciplinare, sia d'acqua interna sia di mare. Una fiera giovane, frequentata da tantissimi ragazzi, da tantissimi giovani, quindi anche un audience, una controparte a cui la federazione sempre di più tende a rivolgersi. Diventa fondamentale perché questo ci permette di discutere con l'organizzatore della fiera, con l'organizzatore della fiera di Vicenza, che in questo momento, ma che in futuro potrebbero essere anche organizzatori di altre fiere a giro per l'Italia, itineranti, in maniera tale da fare insieme un lavoro che consenta a loro naturalmente di organizzare la fiera, e sono leader nazionali e internazionali in questo campo, e quindi lo sanno fare benissimo, quindi con gli stand, con gli operatori del settore non c'è problema. Ma a noi contemporaneamente di dare a loro un supporto notevole, molto, molto notevole, sia con tutta la parte agonistica e quindi con la presentazione dei campionati, con tutto quello che riguarda l'attività di pesca della federazione, ma inoltre anche con tutte le altre innumerevoli attività della federazione, quindi con la discussione su leggi, convegni sulla parte legislativa, convegni sulla parte ambientale, quindi discussioni sull'ambiente, eventi in esterno che fanno da corollario alla fiera e che quindi danno anche un contributo, virgolette, pratico, non solo teorico, quindi andando a vedere ma mettendo in pratica anche la pesca. Quindi credo che tutto questo sia una bella scommessa, veramente una bella scommessa per la federazione e per FIOPS, che è copartecipe di questo con un accordo che credo verrà siglato a breve e che porterà a avere diciamo gli operatori del settore, l'associazione più importante che c'è in Italia, che è la federazione, e l'organizzatore di fiere più importante che c'è di sicuro in Italia e probabilmente uno dei più importanti anche in Europa, che ci possa dare un respiro anche internazionale in maniera tale da far diventare questa fiera veramente una fiera internazionale di grandissimo livello. La firma di questo accordo è per noi un atto di eccezionale importanza. Pescare era da tempo la manifestazione leader sul territorio nazionale, ma con questo accordo con FIPSAS e FIOPS facciamo un ulteriore passo in avanti, e cioè raggiungiamo la nostra ambizione di dare a tutti gli appassionati di pesca la loro manifestazione. Questa diventa la manifestazione del sistema dei pescatori non professionisti italiani, e quindi troverete una manifestazione ricca di contenuti, novità, non solo novità offerte dalle aziende, ma anche novità di contenuto, dibattiti e tutto quello che riguarda questa meravigliosa passione che ci accomuna. Anche la nuova data che abbiamo pensato insieme alle aziende e alle associazioni è una data su misura per le esigenze di curiosità,
da parte degli appassionati, tarata sulle esigenze delle aziende che avranno a disposizione uno straordinario strumento, una vetrina per presentare nel momento in cui le novità vengono rilasciate dalle aziende, e quindi ancora più attrattività. La sede di Vicenza sarà anche teatro, ma questo è un qualcosa che sveleremo con i nostri partner prossimamente, di un pizzico di fuorisalone, un pizzico di eventi che si terranno sparsi per la città, creando un ulteriore elemento di attrattiva. L'accordo che abbiamo siglato oggi con FIPSAS e con FIOPS è un accordo attraverso il quale Italian Exhibition Group vuole crescere ulteriormente nel posizionamento della fiera Pescara, che è già la fiera leader e di riferimento per il mercato nazionale, ma grazie a questo accordo vuole crescere ancora di più e vuole diventare un punto di riferimento non soltanto per il mercato, ma anche per tutte le questioni politiche e di sviluppo in generale di questo settore. La fiera ha un ruolo decisivo in questo ambito, perché oltre ad essere un momento di incontro, diciamo, di natura industriale, di business, di mercato, deve diventare sempre di più un punto di riferimento per tutti quelli che sono gli sviluppi delle politiche nazionali e anche internazionali del settore della pesca sportiva. L'accordo con FIPSAS e con FIOPS va anche in questa direzione, perché avere come partner nell'organizzazione della fiera queste due importantissime associazioni ci permetterà in futuro di essere ancora più correlati al mondo delle iniziative politiche ed economiche di questo settore, che è un settore sì di appassionati, ma è anche un settore economicamente importante, perché coinvolge veramente molte persone e molti territori in tutto il paese. Alcuni giorni dopo, presso la sede Colmic Italia S.p.A., è stata la volta della sottoscrizione dell'accordo tra la Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva, rappresentata dal presidente Andrea Collini e dal direttore Francesco Ruscelli, e l'amministratore delegato di Italian Exhibition Group, IEG, Corrado Peraboni, e Paolo Audino, Group Brand Director della divisione Lifestyle and Innovation. Per consolidare e sviluppare la grande partecipazione a Pescara Show, Italian Exhibition Group riconosce in FIPSAS il partner di riferimento nazionale per sportivi, appassionati, player della produzione nazionale ed internazionale, espositori specializzati, rivenditori, scuole, associazioni e community della pesca, e riconosce in FIOPS il forte contributo di presenze e contenuti d'eccellenza delle migliori realtà produttive e distributive dell'intero settore. Per FIPSAS e FIOPS, Italian Exhibition Group rappresenta il giusto interlocutore per promuovere per mezzo della fiera il settore della pesca sportiva, della nautica specialistica e dell'outdoor. Un evento fieristico, un luogo di confronto aperto e autorevole dalla vision innovativa e tecnologica, incentrato a sostenere e incentivare attività e temi fondamentali del comparto. Le due federazioni e IEG condividono il ruolo di promotori e ambasciatori della salvaguardia dell'ambiente, sostenendo progetti al fianco di associazioni, istituzioni e mondo produttivo finalizzati alla sostenibilità della pesca sportiva e in difesa delle acque marine che al Pescara Show trovano casa, voce e risonanza. Il mondo della pesca sportiva e con esso la sua capacità di rappresentanza crescono ulteriormente insieme a IEG, FIPSAS e FIOPS. L'ambizione di questa fiera è quella di essere la fiera che rappresenta a 360 gradi il mondo della pesca, e non poteva mancare FIOPS, quindi un pezzo importante, gli operatori di questo settore che contribuiranno insieme all'organizzatore, insieme a FIPSAS, insieme alle aziende e insieme ai pescatori che daranno vita a questa fiera, a dare finalmente al nostro paese una manifestazione di portata nazionale dove tutti gli stili, tutte le passioni, tutto quello che ruota intorno a questo meraviglioso mondo troverà casa. E questo è il nostro impegno, e quindi aspettiamo tutti
sperando che a novembre non dovremo più indossare questa mascherina. Noi siamo felicissimi di aver sottoscritto questo, perché ritengo per tutti i pescatori in genere questa sottoscrizione sia fondamentale, anche perché Pescare Show dovrà rappresentare nella fiera il 100% di quelli che sono i nostri pescatori. Vi voglio fare un'anticipazione anche per FIOPS, è stata una cosa molto interessante questo, che chi sarà associato alla FIOPS avrà delle agevolazioni molto importanti a chi parteciperà alla fiera, sia per quanto riguarda i negozi che le aziende. E questo poi ci sarà in futuro una descrizione molto più dettagliata di come sarà fatto tutto questo. Questo perché cosa? Perché noi come FIOPS abbiamo fatto la richiesta alla IEG di dare un'agevolazione a tutte quelle che sono anche le aziende più piccole che vorranno partecipare, per avere delle agevolazioni consistenti e per non essere, in un momento così difficile del Covid, essere sacrificate su spese molto importanti. Questa fiera deve essere l'occasione per la ripartenza della pesca con tranquillità a 360 gradi. Ci rivedremo tutti, io voglio rivedere tutti i miei vecchi amici, i miei vecchi negozianti, tutte le persone che ho ancora voglia e desiderio di abbracciare, che purtroppo con il Covid non ho potuto più rivedere.